Buongiorno e benvenuti a SkyTG24. Buongiorno e benvenuti. Continua l'emergenza trasporti a Napoli. Corse che saltano, traffico in tilt, mezzi vecchi sovraffollati sono lo scenario con cui il popolo di Napoli si confronta ogni giorno. Nonostante le continue lamentele dei cittadini, le autorità competenti sembrano non prendere provvedimenti per risolvere il problema. Ma guardiamo ora il servizio del nostro inviato Ivano Ranieri. Napoli è la città del sole o del mare? No, Napoli è la città dell'emergenza trasporti. La situazione delle infrastrutture è da ricostruire e i mezzi in uso sono vetusti e potenzialmente rischiosi. Basti pensare che 431 treni in circolazione sulla rete regionale hanno un'età media di 17 anni e che il 78% di essi ha oltre 20 anni. Le notizie di incidenti sono all'ordine del giorno e a complicare questo quadro già di per sé drammatico si aggiungono le continue agitazioni sindacali che fanno saltare le corse senza preavviso, creando gravi disagi a un'utenza ormai stremata. Buongiorno ragazzi, da quanto aspetti l'autobus? Io aspetto da un'ora. Lo sono qui da un'ora e mezza e sono abituato, è sempre così. E tu pensi che il problema a Napoli siano solo le attese interminabili? No, assolutamente no, i bus sono sempre sovraffollati, le tariffe che paghiamo sono altissime. Ci invitano a non usare l'auto, ma poi ci offrono servizi pubblici pessimi, dobbiamo protestare. E tu a chi attribuisci la colpa di questi pessimi servizi? Per me la colpa è delle istituzioni che non si preoccupano per niente dei cittadini, ma anche gli autisti hanno le loro colpe, perché sono sempre sciopero e non ci lasciano più. Cosa pensate voi riguardo all'emergenza dei trasporti a Napoli? Allora, innanzitutto volevo chiarire che, essendo io un addetto ai lavori dei trasporti pubblici, l'emergenza non è assolutamente dettata da come crede l'opinione pubblica, per demeriti o insomma altre circostanze che possono riguardare gli addetti all'esercizio, i lavoratori, gli operatori di esercizio, gli autisti degli autobus. Non c'è nessuna sorta di sciopero in atto, ma purtroppo è tutto dovuto a questioni finanziarie che affliggono il trasporto pubblico in Campania. Volevamo precisare appunto che, come diceva il collega, non c'è nessuna forma di protesta, nessuno sciopero in atto, nessuno sciopero relativo alle spettanze da noi dovute. Siamo totalmente solidali all'utenza che vive un disagio giornaliero continuo. Prescati G24, Ivano Ranieri, Napoli. Bentornati in studio, è qui con noi il dottor Conforti, delegato del presidente della regione Vincenzo De Luca per l'emergenza trasporti. Quanto è difficile assicurare ai cittadini un servizio sicuro ed efficiente? Purtroppo sono costretto a dirle che a causa della presente situazione creata dalla precedente giunta, per noi risulta molto difficile assicurare ai nostri cittadini un servizio pubblico di qualità. Sto dicendo che la qualità è della professione d'agenzia? Assolutamente no. Il settore dei trasporti al centro dell'azione amministrativa della nostra giunta, abbiamo avviato da mesi numerosi tavoli di lavoro per fronteggiare al meglio queste problematiche e si stanno susseguendo interventi di straordinaria manutenzione sia mezzi che alle stazioni, per limitare al massimo i disagi dell'utenza. Basteranno quindi queste misure a risolvere l'emergenza? Nonostante la forte carenza di liquidità, recentemente sono stati acquistati ben 25 nuovi treni e 100 pullman e altre misure straordinarie sulla parte dell'amministrazione. Insomma, la situazione è difficile, ma la nostra giunta sta mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione per fronteggiare meglio l'emergenza. Bene, salutiamo il nostro ospite e lo ringraziamo per l'intervista che ci ha concesso. Il nostro consiglio per affrontare al meglio il problema dei trasporti a Napoli, unitevi un paio di scarpe comode e fate una bella passeggiata, almeno sarete sicuri di arrivare per tempo a destinazione. Per oggi è tutto, non mancate al prossimo appuntamento. Arrivederci.